Il viceministro alla salute, tra l'altro medico chirurgo e lo ricordiamo uno dei partecipanti alla missione con cui lo scorso 3 febbraio 56 nostri connazionali sono stati rimpatriati da Wuhan. Sileri, mi sente? Buongiorno. Ben trovato. Sì, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Come sta? Senta, Bene, ma era un bene, pettegolezzo quello che girava, mi permetterà la battuta, che tutti i suoi colleghi la schivavano in Parlamento. bene. No, Pettegolezzo. era chiaramente un pettegolezzo, sicuramente qualcuno avrà avuto qualche preoccupazione che ho cercato di fugare spiegando esattamente quali sono le procedure che probabilmente sono molto più note. Per chi fa il medico e frequenta ospedali, terapie intensive e sale operatorie, rispetto invece alla popolazione generale, Anche anche a perché poi se uno parlamentari è non chirurgo medici. sa già come ci si lavano le mani, diciamo, quello è già un passo avanti, no? È Diciamo, avvantaggiato, mettiamola così. noi ogni volta che operiamo un paziente lo consideriamo potenzialmente infetto, è per questo che siamo vestiti con guanti, mascherina e quant'altro, quindi è evidente Senta, Sileri, che veniamo alla vicenda della nave. C'è un italiano su quella nave, com'è che si chiama la nave Alessio? Diamond Princess. Diciamo, questa vicenda ci mette davanti ad uno scenario inedito, nel senso che adesso questa persona che è risultata contagiata non tornerà in Italia insieme alle altre che è previsto che ritornino nei prossimi giorni. Cosa Non, succede per quella ovviamente, persona? esatto. Ovviamente non può tornare in Italia insieme agli altri passeggeri proprio perché le procedure, i protocolli prevedono ovviamente viaggi separati. Noi vogliamo riportare in Italia persone che sono verosimilmente sane, cioè non contagiate, con una procedura, così come abbiamo fatto nelle 2 volte precedenti, e il povero Nicolò è rimasto qualche giorno in più perché era potenzialmente infetto, come abbiamo visto che non lo era, ma l'abbiamo portato in Italia come No, ma io potenzialmente proprio infetto. facendo Quindi riferimento alla vicenda di Nicolò, che è rimasto fermo 2 settimane lì perché aveva la febbre ma non era infettato, mi chiedo, una persona che è infettata dal coronavirus, quando torna in patria? Cioè, che cosa Allora, significa? Posta dico che è uno innanzitutto scenario è tutto inedito. di. Beh, innanzitutto, dai, non è uno scenario inedito, va considerato questo soggetto ovviamente positivo, come consideriamo positivo Nicolò, e quindi organizzare un altro viaggio, salvo che le condizioni generali di questo paziente diciamo, non peggiorino. Al momento sappiamo che è contagiato dal virus, ma sta in buone condizioni. Cambia anche molto se diciamo, durante il periodo di stazionamento vi è un peggioramento delle condizioni. Al momento questo non c'è, quindi è evidente che dovremmo sincerarci che anche altri non siano positivi, organizzare il viaggio solo ed esclusivamente per coloro che sono negativi e riorganizzare un altro ponte aereo per quelli eventualmente positivi con una procedura e con un aereo mobile diverso come abbiamo fatto nei 2 viaggi precedenti. Viceministro, ma avete un'idea dei tempi in cui succederà tutto Oh, questo? sì, è imminente, c'è la partenza per Degli prendere altri coloro che italiani sono che non sono negativi? positivi? Sì, ma io le È chiedo, per questa imminente. persona positiva avete già un protocollo Immediata, attivato? Abbiamo un'idea dei tempi, dei immediata, modi? immediatamente, immediatamente dopo. Ora, la cosa per noi importante è verificare la negatività di tutti coloro che dobbiamo prendere. È evidente che prima dobbiamo prendere coloro che sono negativi e sincerarsi che non ne siano altri Certo. positivi. Poi sincerarsi che coloro che, diciamo, che sono positivi, quindi la numerosità di quelli che sono positivi, organizzare il viaggio per loro. Per questo prima si prendono i negativi e poi i positivi, perché se andiamo a prendere i positivi e poi ne esce qualcun altro positivo, capite che è molto più complicato. Quindi prima i Senta, negativi e Viceministro, poi i le chiedo positivi. un